Il settimanale Novella 2000 ha fotografato Eleonora Pedroni in compagnia dell'inviato delle Iene Nicolò De Vitis. Pare che i due facciano coppia fissa da qualche mese, come testimoniato dalle foto pubblicate dal celebre settimanale. All'incontro fotografato al bar partecipa anche la piccola Ines, la primogenita di Eleonora e Max Biaggi. In un altro scatto si vede l'inviato entrare in casa portando con sé lenzuola e piumone. Poco dopo, in un'altra foto, è Eleonora a uscire dallo stesso appartamento vestita come se dovesse partecipare a un evento serale. Pare che De Vitis abbia conquistato perfino i figli dell'ex Miss Italia. L'ultima relazione con Tommy Vi è stata archiviata, ed è evidente, l'ultima relazione nota della Pedron con Tommy Vi, DJ ed ex concorrente del Grande Fratello. I due hanno fatto coppia fissa per qualche tempo, prima di prendere strade diverse. Oggi sarebbe Nicolò a far battere il cuore di Eleonora. Si sarebbero conosciuti in occasione di una cena con amici comuni, cui avrebbero partecipato anche Tommaso Paradiso e dei giornalisti. Nessun commento arriva dai due, ma i sorrisi che spuntano su entrambi i volti sembrano raccontare una storia che promette bene già ai nastri di partenza. È certo che non ci sia stato alcun ritorno di fiamma con Max Biaggi, come si pensava fino a qualche tempo fa, all'epoca in cui l'ex campione di motociclismo decide di lasciare Bianca Zey. Alcuni dei fan dell'ex coppia storica si dissero pronti a credere che avesse deciso di tornare single proprio nella speranza di riconquistare la sua ex. Così non è andata e, come la Pedron, anche Biaggi sembrerebbe avere trovato dolce compagnia. Di recente, infatti, è stato fotografato ancora con Michelle Carpenter, l'attrice che sembrerebbe essere la sua nuova compagna.